Gennaro, quest'anno è arrivata la tua prima convocazione in prima squadra. Che emozioni hai provato leggendo il tuo nome sulla lista dei convocati? È stata un'emozione bellissima perché non è da tutti fare il ritiro tra i grandi e mi sento comunque soddisfatto del mio lavoro fatto con gli anni, col passare degli anni. Che impressioni ti ha fatto Mister Tedino in queste prime ore di allenamento? No, è un mister molto in gamba e mi piace anche il suo modo di fare perché ieri ha suonato la carica a tutti e mi piace questo suo modo di pensare e di fare. C'è qualcosa in particolare che lui ha detto a te e agli altri giovani, perché oltre te ci sono tanti altri ragazzi aggregati alla primavera quest'anno? No, ha parlato a tutti, ha parlato in generale a tutti che ci aspetta un campionato difficile e che dobbiamo sacrificarci l'uno con l'altro. Ok. E il campionato ti aspetti tu il prossimo anno in Serie B? Sarà un campionato comunque difficilissimo e se dobbiamo, tutti dobbiamo impegnarci e stare a navigare sulla stessa barca e dobbiamo riuscire a centrare l'obiettivo di risalire in Serie A. Al momento, in attesa di eventuali movimenti di mercato, a centrocampo siete in pochi, lo ha detto anche Mister Tedino. Tu cosa farai per convincerlo a darti una chance? Io lavoro sempre duramente, faccio il mio lavoro come ho sempre fatto, con determinazione. E poi sarà lui a decidere se restare o Ok. C'è qualcuno dei tuoi compagni con cui hai legato di più? no. No, sono amico a tutti, in particolare a Lofaso perché è giovane, anche lui ha fatto il mio percorso e siamo legati già da un bel po'.